Buongiorno, benvenuti a Sveglia Friuli, il primo appuntamento di informazione in diretta sulla nostra rete su TV12. Vi invito subito a contattarci allo 0432 1637 951, il numero che vedete in sovrimpressione per partecipare alla nostra trasmissione con spunti, domande, per darci la possibilità di sviluppare anche un dibattito su quelle che sono le vostre considerazioni. Partiamo subito con la prima pagina del Messaggero, ma vi dico che avremo già all'inizio molto spazio per lo sport, perché ieri è stata una serata importantissima per Udinese, che ha sbancato Lecce, ha vinto 2-0 ed ha scavalcato le squadre che erano davanti in classifica, nella zona rossa della classifica. Ancora di più il destino dell'Udinese è nelle proprie mani, perché nella prossima gara contro l'Empoli, in caso di successo, i bianconeri festeggerebbero la salvezza matematica, dunque quelle tre vittorie che servivano e di cui abbiamo parlato spesso prima della partita di Lecce, potrebbero anche non essere necessarie, cioè battendo l'Empoli al Brunelleschi Stadium, tra l'altro ultima partita in casa della stagione, arriverebbe la matematica salvezza, la certezza di poter disputare il prossimo anno il 30° campionato consecutivo in Serie A. Ma andiamo a leggere il Messaggero, dove troviamo in apertura sia lo sport, il calcio, con l'Udinese, colpo salvezza a Lecce. Vediamo l'abbraccio dei calciatori con la vittoria per 2-0 che porta la firma di Lucca e di Samardzic. Qui vediamo l'abbraccio proprio dopo il gol di Lazar Samardzic, che è stato il calciatore che sicuramente ha più beneficiato della cura Cannavaro. Poi c'è la cronaca, perché ieri c'è stato un gravissimo incidente a Mortegliano, nella frazione di Lavariano, dove ha perso la vita Gianfranco Savani, un anziano di 82 anni, che a bordo della sua auto, una T-Roc, usciva dalla stradina che da casa immette sulla strada principale, sull'arteria principale di Mortegliano, e proprio in quel momento, a quanto pare non si è fermato allo stop, e proprio in quel momento passava una corriera di Arriva Udine che ha investito in maniera molto violenta l'auto di Savani, che è stato proiettato, scagliato dall'altra parte della strada, e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Vedremo dopo maggiori dettagli quando andremo a sfogliare anche le pagine interne, e poi ci sono altri articoli. Più abitanti in Friuli solo grazie agli stranieri, questo è il dibattito che tiene impegnata la politica, e non solo la politica ultimamente, cioè la presenza degli immigrati. C'è bisogno di manodopera, c'è bisogno di persone, c'è bisogno di persone che consentano al tessuto economico, alla regione, anche al tessuto sociale di andare avanti. I dati del censimento Istat in Friuli Venezia Giulia dicono questo: senza gli immigrati, parliamo in questo caso di immigrati irregolari, avremmo quasi 6.000 abitanti in meno. È il trend, purtroppo non prevede nulla di buono per i prossimi anni, anzi il cosiddetto gelo demografico potrebbe portare ad un calo ancora più repentino e più corposo. E poi vediamo una buona notizia che arriva dall'economia regionale, perché la Cimolai, uno dei colossi imprenditoriali, industriali della nostra regione, che aveva attraversato un momento molto difficile, rischiando anche il fallimento, si è ripresa dalla crisi, si sta riprendendo. Il giornale dice: chiude la crisi, i ricavi salgono a 390 milioni di euro, e in portafoglio ci sono ordini per quasi 900 milioni di euro. Dunque il futuro sicuramente torna a sorridere ad una delle aziende più importanti della nostra regione, più conosciute al mondo per le sue opere. Perché non ti sposi? Il matrimonio che non funziona, il libro di Carlo Limini, è stato presentato con tutte le curiosità del caso, e spiega un po' perché in Italia il tasso dei matrimoni, il matrimonial rate, è tra i più bassi del mondo. Ci sono anche ragioni di tipo legale, mettiamola così, in questa analisi che è stata fatta ed è stata messa in un libro da Carlo Rimini. Vediamo altri titoli qui in prima pagina sulla vicenda nazionale che infiamma il dibattito politico, cioè il caso Toti. Ieri Spinelli, l'imprenditore che secondo le indagini e le prove raccolte fino a questo momento, avrebbe sostenuto la campagna elettorale di Toti in cambio
di qualche favore. Dal GIP ieri ho detto tutto, Toti, congelate intanto le dimissioni, l'inchiesta riguarda il caso di corruzione. Ecco chi correrà, consiglieri regionali ed ex ci provano alle comunali, e dunque un quadro completo di quella che è la mappa delle prossime amministrative. 8-9 giugno si voterà insieme alle europee. E allora vediamo anche in alto, per chiudere con i titoli della prima pagina, a sinistra si parla di autostrade Alto Adriatico che andrà come guida, quindi vedrà la nomina dell'avvocato Monaco al vertice. Da quest'altra parte invece un'altra nomina, un'intervista di economia con l'AD di Banca Aidexia Pividori nel 25, traino dalla Germania. Qui si tratta di un'analisi di economia generale che riguarda anche il nostro Friuli Venezia Giulia, che ha gli scambi commerciali con l'estero molto importanti, soprattutto con l'export e in particolare con la Germania. Poi la Germania è un po' calata per vari motivi. Questa è la prima pagina, che si conclude con il festival nel borgo più isolato d'Italia, la kermesse di 4 giorni all'isola di Stavoli a Moggio. Blogger e giornalisti italiani l'hanno definito il borgo più isolato d'Italia. In quell'altopiano, in comune di Moggio Udinese, ci si arriva solo a piedi percorrendo una retta di sentiero, e lì, a Isola di Stavoli, lontano dai rumori, si svolgerà dal 13 al 16 giugno la prima edizione del festival che porta il suo nome, un'edizione che torna dopo il successo della Data Zero. Quindi si punta a far diventare questo borgo non più il più isolato d'Italia, o comunque, se anche isolato, almeno conosciuto. E allora andiamo con il calcio, andiamo con l'Udinese e andiamo a vedere come è andata a Lecce nel servizio dei nostri giornalisti sportivi. Vediamo. L'Udinese sfrutta benissimo quelli che sono stati i risultati positivi della 36esima giornata, perché tutti hanno perso e l'Udinese invece vince in casa del Lecce, già salvo da sabato sera, da quando il Milan ha battuto 5-1 il Cagliari. La partenza è molto migliore per quello che riguarda il Lecce, ma la prima grande occasione ce l'ha l'Udinese da corner con l'incornata di Christensen, che finisce incredibilmente alta, da pochissimi metri. Pochissimi centimetri invece dividono success dal suo secondo gol consecutivo. Bella trama dell'Udinese con Sam che libera il nigeriano, tiro forte che finisce di poco sopra la traversa, il preludio al gol di Lorenzo Lucca, che si sblocca dopo più di 2 mesi di astinenza fiondandosi sul pallone dalla tre quarti, scagliato da Pagero dopo una bella azione manovrata di Success e Daisy Bue, cross perfetto dell'ex Boca Juniors, con Lucca che stacca su Baschirotto e sigla il gol dell'1-0, il suo 8° gol in questa Serie A, 9° gol stagionale. La reazione del Lecce non si fa attendere, perché c'è un orgoglio da difendere con Christensen, che con un retropassaggio davvero rischia di mettere in difficoltà Maduka Okoye, che preferisce rifugiarsi in corner che correre pericoli maggiori con le squadre che oggi tra l'altro hanno giocato con dietro le spalle i cognomi da nubile delle mamme, i giocatori del Lecce, i nomi di battesimo invece i giocatori dell'Udinese in occasione della festa della mamma di domenica 12 maggio. Poi percussione di Pongracic a inizio secondo tempo, il difensore centrale del Lecce mette i brividi a Okoye, il suo sinistro è preparato benissimo ma poi leggermente strozzato, palla che finisce fuori. È un Lecce che nel secondo tempo continua a spingere sull'acceleratore anche con i cambi scelti da Luca Gotti, come Gonzales che va a servire Santiago Pierotti, che si mette al centro, destro forte, anche una deviazione di Esibue che tra l'altro si fa male nell'occasione. Okoye è attento e poi Pereira, appena entrato, riesce a togliere il pallone dalla disponibilità di Berisha senza commettere calcio di rigore. Lecce che continua, anche sospinto dal pubblico di casa che già festeggia, già vuole cercare l'1-1. Baschirotto, l'altro difensore centrale, di testa, telefonato però per Maduka Okoye, che blocca facilmente a terra. L'Udinese capisce che il momento è delicato, che non si può rischiare un assedio finale dei salentini, allora si spinge in avanti con un altro nuovo entrato, Davis, che riceve da Samardzic, allarga con gli occhi e la visione laterale per Pereira, cross leggermente deviato, colpo di testa di Davis, Falcone gli dice no, Pogracic si addormenta, Samardzic no e di destro scaglia di potenza alle spalle di Falcone, che se la prende con il suo difensore centrale. Scoppia la festa di tutta la panchina bianconera per un successo che all'85esimo va chiaramente in ghiaccio con il 5° gol in campionato di Lazar Samardzic. Freddo glaciale con il piede meno nobile a segnare un gol davvero preziosissimo. Fa festa l'Udinese, fa festa anche il Lecce. Udinese che però deve subito concentrarsi sul campionato, perché serve un'altra vittoria tra Empoli e Frosinone per salvarsi. L'ideale sarebbe farlo in casa contro i toscani.
Sentiamo subito le parole di Fabio Cannavaro, il mister, che sta facendo davvero un buon lavoro, come abbiamo detto più volte nelle nostre trasmissioni sportive, negli approfondimenti dei telegiornali, post-TG, sta facendo un buon lavoro soprattutto sulla testa dei giocatori, perché nelle poche partite che ha avuto a disposizione, nelle altrettanto poche che avrà a disposizione le prossime due, non si poteva certo chiedere in questo periodo miracoli dal punto di vista tattico o chissà cosa, bisognava soltanto tranquillizzare la squadra e renderla consapevole del rischio che si stava e che si sta ancora correndo, quello cioè di retrocedere di essere anche però consapevoli di potercela fare, di giocarsela, di essere in grado di arrivare alla salvezza. Questo è quello che Cannavaro sta facendo, i frutti si sono visti ieri a Lecce nella maniera più direi quasi completa. Vediamo adesso con l'Empoli, perché sarà una partita da match point per chiudere la partita e salvarsi. Vedremo la squadra come la preparerà dal punto di vista mentale, quale sarà poi l'approccio, lo verificheremo direttamente domenica prossima. Sentiamo però Cannavaro nel post Lecce. Sì, paradossalmente il fatto di giocare dopo a volte può essere, per tanti può essere un vantaggio, ma poi dopo, vista come è andata ieri, è aumentata la pressione su di noi. E ho visto i ragazzi, soprattutto i primi 15-20 minuti, molto tesi, che non riuscivano a mettere sta palla a terra e cercare di giocare. Abbiamo fatto delle difficoltà, anche perché comunque il Lecce è partito forte, ha dei giocatori che comunque erano tranquilli, e quindi abbiamo dovuto soffrire, poi dopo siamo venuti fuori noi, poi abbiamo sofferto di nuovo, ma queste sono le partite e sicuramente penso che alla fine le motivazioni hanno fatto la differenza. Mi è piaciuto che quando abbiamo iniziato a giocare sono venute fuori certe situazioni che avevamo provato. Mi è piaciuto che chi è subentrato ha fatto la sua parte. E significa che comunque i ragazzi ci tengono. E questa per me è la cosa più importante. Grazie. Eccomi, mister Veneto. Messaggero Veneto, Pietro Leotto, eccomi. Non volevo chiederti, dopo tre partite come capo allenatore hai di nuovo il destino nelle tue mani, perché praticamente si spera di chiudere il conto già con l'Empoli. È uno scatto successivo che hai già detto, ritornando in spogliatoio, che è ancora da chiudere quest'opera? Certo, io poi su certe cose sono esigente, perché è una squadra che comunque da quando sono arrivato ha dei momenti di paura, ha dei momenti difficili e a volte commettiamo degli errori che ecco, non si capiscono. C'è costato caro con la Roma, anche oggi un retropassaggio che non aveva senso, poteva costarci, delle letture dove non hanno pensato, e questo io da quando sono arrivato sto cercando di fargli capire, sia in possesso che non possesso, di ragionare. Perché? Perché oggi abbiamo vinto una battaglia, la prossima è ancora più difficile, perché andremo a affrontare una squadra e un allenatore che di queste partite ne hanno giocate tantissime. Ha ragione Cannavaro, si affronterà una squadra e un allenatore che di queste partite ne ha giocate tantissime, soprattutto Davide Nicola, che poi ha ottenuto delle salvezze straordinarie, quella ormai mitica del Crotone, ma anche quella con la Salernitana. Dunque è un allenatore sicuramente capace di gestire i momenti importanti della stagione e le partite più drammatiche dal punto di vista sportivo, naturalmente usiamo questo termine. Andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo, continueremo ancora un po' con lo sport, poi avremo anche i nostri ospiti in studio per commentare insieme le notizie di oggi, ospiti in collegamento per commentare le notizie di oggi, leggere insieme i giornali e parlare di politica sia europea che nazionale e ovviamente anche locale. A tra poco.
Eccoci qui di nuovo in diretta, ripartiamo ancora con il calcio e con l'Udinese e andiamo a completare il giro delle interviste con i protagonisti della partita di ieri. Partiamo da Samardžić che ha segnato il gol della sicurezza, il 2-0. Adesso siamo contenti perché era una vittoria fondamentale, abbiamo adesso un po' di entusiasmo, vogliamo anche ringraziare i tifosi per essere venuti qua, ma anche voglio dire che domenica ci servono ancora di più, quindi è una battaglia domenica e vogliamo vincere ancora. Certo, abbiamo ancora due finali, ma adesso Empoli, poi Frosinone, ma adesso Empoli vogliamo dare tutto, ma anche perché è l'ultima in casa, per i nostri tifosi sì, vogliamo dare tutto. Sì, grazie per i complimenti prima. Sì, mi sento leader della squadra, voglio lottare sempre, mi piace il ruolo. Sì, certo, sono adesso un po' più offensivo, mi piace quella posizione. Voglio aiutare di più la squadra. Questo è. Sì, un po', perché ha detto che non dobbiamo pensare troppo, dobbiamo fare le cose bene, dobbiamo giocare calcio, abbiamo un piano e così facciamo. Sì, siamo tutti un po' più liberi perché il mister ha detto così, perché non dobbiamo pensare troppo, il calcio è il calcio sempre, se facciamo un passaggio sbagliato capita, quindi dobbiamo essere solo positivi. Dobbiamo vincere le partite, quindi senza di giocare calcio è difficile. Dobbiamo essere adesso contenti. E per i tifosi voglio ancora ringraziare. Domenica ci servono ancora di più. Sì, questo. Adesso sentiamo anche Lucca che ha centrato la porta per l'ottava volta in questa stagione. Ricordiamo che al primo anno in Serie A è arrivato senza essere il titolare di questa squadra, poi lo è diventato, poi ha avuto una flessione, poi è ritornato, tutto sommato considerando la giovane età e il fatto che sia la prima esperienza in Serie A, una squadra che non ha prodotto tanto gioco e non ha certo messo gli attaccanti nelle condizioni di fare gol, sicuramente un esordio nella nostra Serie A molto più che positivo. Il gol di ieri ha aperto le marcature, ha spianato poi la strada al successo dell'Udinese, sentiamolo. Una vittoria pesantissima, tre punti fondamentali, si rivede un po' la luce anche in classifica, arriviamo a quota 33, scavalchiamo il Frosinone e l'Empoli. Quanto è importante questo successo? Sicuramente importantissima, è stata importantissima questa partita per portare a casa i tre punti, ma ricordo che non ci dobbiamo fermare qua perché domenica c'è una partita importante soprattutto in casa nostra, nella nostra città, con i nostri tifosi e dobbiamo portare assolutamente i tre punti a casa. Eh sì, per chiudere il capitolo salvezza, parlavi di tifosi, la bella immagine dell'esultanza che c'è stata al tuo gol, al raddoppio di Samardžić e poi tutti insieme sotto la curva. Il valore del gruppo in questo momento di grande difficoltà, in questa stagione anche difficile. Sì, abbiamo passato una stagione difficile, siamo rimasti sempre compatti, dobbiamo cercare di stare tutti uniti perché è fondamentale in questo momento del campionato che mancano alla fine due partite. Quanto è stato fondamentale per te tornare al gol, no? Ti mancava tanto, abbiamo visto un'esultanza anche bella, carica, sei stato felice di tornare? Sì, quando un attaccante non segna è normale che è un po' nervoso, è un po' non riesce a giocare magari bene con la squadra, ma non mi devo tirare giù perché lavoro settimana dopo settimana per cercare di dare il meglio di me. E dobbiamo continuare così e portare a casa i tre punti domenica perché sono fondamentali. L'ultima, da quando c'è mister Cannavaro si gioca con questo 3-4-3, 3-4-2-1, quanto ti aiuta avere anche oggi Success più vicino o comunque due giocatori più vicino a te che siano Pereira, Samardžić? Sì, sicuramente mi dà una grossa mano perché a volte in altre partite ero un po' lasciato diciamo solo, però sono contento, siamo tutti contenti, dobbiamo restare uniti e compatti perché questa è la strada giusta.
Uniti e compatti, questa è la strada giusta sicuramente. Allora, adesso andiamo avanti con il giornale e ritorniamo sul Messaggero Veneto, poi rivedremo per quanto riguarda lo sport i titoli, abbiamo già visto qualcosa sulla prima pagina, ma vedremo anche i titoli sia del Gazzettino che del Messaggero Veneto sulla partita di ieri e faremo il punto della situazione in vista della gara contro l'Empoli. Qui abbiamo invece la pagina del Primo Piano che riporta i dati del censimento che per la nostra regione dà questo responso: residenti che rimangono stabili grazie però agli stranieri, quelli regolari, si intende quelli che sono qui, che lavorano e sono dunque riconosciuti come stranieri regolarmente residenti nel nostro territorio, che permettono di evitare un crollo di abitanti che sarebbe stato viceversa di 6.000 persone in meno. Cala il tasso di mortalità, l'età media sale a 48,3 anni. L'età media dei residenti, attenzione, non è l'età media dell'aspettativa di vita. Secondo l'Istat, l'andamento dei movimenti migratori interni conferma l'attrattività della regione, quasi un terzo vive nelle città con poco meno di un quarto nei comuni e con meno di 5.000 abitanti, quindi distribuiti in questo modo i residenti che ricordiamo, come è venuto fuori dal censimento, sono anche gli stranieri, quelli che sono regolarmente sul nostro territorio per lavorare. L'esperto di dinamiche demografiche, sociologo Gui, dice l'arrivo di immigrati ci tiene in equilibrio, italiani frenati da un alto bisogno di attenzioni e costi molto elevati. Questi i due articoli, le due pagine dedicate al censimento, per ben detto, del caso Toti e dell'incontro di Spinelli con il GIP. Il figlio di Spinelli lo scarica, dice ha fatto tutto lui, l'imprenditore si è difeso dicendo che i finanziamenti erano regolari, il suo avvocato ha detto che si è sfogato. Qui vediamo in questa foto il presidente della Liguria, esponente di Noi Moderati, Giovanni Toti, con l'imprenditore dirigente sportivo Aldo Spinelli, che è stato proprietario sia del Livorno che del Genoa. Per quanto riguarda il calcio, adesso non lo è per nessuna delle due, fa soltanto l'imprenditore sul Porto di Genoa ed è per concessioni relative a quel tipo di attività che è finito un po' anche lui nei guai ed è finito nei guai soprattutto a Toti, che è finito anche agli arresti domiciliari. Poi si parla di Europa con la von der Leyen che sbarca a Roma, caos sulla sua agenda e ci sarebbe gelo con Forza Italia. Insomma, le elezioni europee stanno mettendo in luce anche, a seconda delle posizioni dei vari partiti interni alla maggioranza, delle crepe. Ad aprire la crepa più profonda sicuramente è stata la Lega di Salvini, con la candidatura di Vannacci, non solo, con alcune prese di posizioni che potrebbero poi potrebbero anche provocare un po' di imbarazzo una volta chiuse le elezioni, a seconda di quello che sarà il risultato. E allora abbiamo intanto in collegamento i due ospiti di oggi, siamo collegati con due candidati alle prossime elezioni europee che vado subito a presentarvi, rappresentante del Movimento 5 Stelle Sabina Pignedoli, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno, andiamo anche a salutare Giorgio Pasetto, che invece rappresenta gli Stati Uniti d'Europa. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, io con voi vorrei partire subito da una cosa. In queste ultime ore si sta sviluppando un dibattito sull'ormai attesissimo confronto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Le altre forze politiche dicono che non è corretto fare un confronto solo tra loro due, perché ci sono tutti gli altri leader, siamo in una competizione proporzionale dove ognuno corre per sé, sarebbe più corretto fare all'americana, cioè con tutti i leader, tutti i principali candidati insieme a confrontarsi. Vi chiedo cosa ne pensate, se la pensate, come la pensano i vostri rispettivi leader di partito. Pignedoli, Conte è stato sotto questo punto di vista abbastanza chiaro e netto nella sua posizione. Sì, certo, anche perché poi bisogna considerare che sia Meloni sia Schlein sono delle candidature di facciata, diciamo così, sappiamo benissimo che non verranno mai in Europa, e quindi fare un dibattito su due figure che poi nemmeno in Europa metteranno mai piede è proprio assurdo.
Bisognerebbe invece parlare di più di Europa, di veri temi europei, far vedere le persone che veramente saranno in Europa e lavoreranno al Parlamento europeo. Dopo è chiaro che i cittadini, si dice, c'è una disaffezione nei confronti dell'Europa, ma se continuiamo ad ingannarli facendo delle candidature sostanzialmente di facciata, io capisco anche che poi facciano fatica ad interessarsi d'Europa. L'Europa sembra così lontana, se non se ne parla mai diventa anche difficile capire che in realtà l'80% della normativa italiana è di derivazione europea, per cui sì, credo che sia sostanzialmente un inganno, diciamo così, agli elettori. A lei, Pasotto, allora cosa ci dice? Ma condivido questa lettura, nel senso che intanto c'è uno squilibrio nella informazione, si parla di par condicio e dopo invece poi comunque si tende a polarizzare queste elezioni europee su due candidati che, come dice giustamente la collega, poi dopo non andranno neanche in Europa, quindi questo è un po' il paradosso di questa cosa. Tra l'altro fondamentalmente, e mi riferisco a Meloni sostanzialmente sarebbe più corretta se dicesse come Salvini meno Europa, perché comunque alla fine per loro l'Europa è un qualcosa di negativo, perché il vero problema che abbiamo in questo momento è il sovranismo, quindi la patologia da curare per l'evoluzione dell'Europa si chiama sovranismo e l'unica medicina per questa patologia sono gli Stati Uniti d'Europa. Allora, andiamo a leggere poi anche di questa, abbiamo visto poco fa, no, della von der Leyen che sbarca a Roma, cioè sarebbe caos sull'agenda, su chi deve incontrare, è un po' di gelo con Forza Italia. Dunque, come ho detto poco fa, non so se avete ascoltato il mio passaggio leggendo questo articolo, è che ci sono queste europee stanno creando un po' di crepe anche in quella che sembrava essere una maggioranza granitica fino a quando non sono venuti fuori alcuni nodi al pettine, come il terzo mandato che poi sembra essere ormai abbandonato, e poi tante altre piccole cose che da questo punto di vista potrebbero generare dopo le europee un po' di terremoto anche in Italia. Cosa dite, Pignedoli? Ma sicuramente sostenere la von der Leyen non è, in questo momento elettorale, non fa gioco, diciamo, alle forze della destra, che magari poi la sosterranno dopo, però adesso Salvini e la Lega, insomma, si sono già schierati contro la von der Leyen. Lei sarà la candidata del Partito Popolare, però avrà bisogno dei voti dell'ICR, quindi il gruppo dove c'è dentro sostanzialmente Fratelli d'Italia e la Meloni, e avrà bisogno di ICR per riuscire ad avere abbastanza voti per poter tentare un secondo mandato. In questo momento però chiaramente la Meloni si è fatta due calcoli e vedendo appunto che Salvini elettoralmente ha deciso di schierarsi contro, non supporta sicuramente la candidatura della von der Leyen in questo momento, per cui io vedo sempre di più una von der Leyen sola, una difficoltà per un secondo mandato, anche se poi bisogna vedere se adesso la evita e dopo magari la sostiene il partito della Meloni. Ecco, questo sarebbe veramente un ulteriore inganno nei confronti degli elettori. Lei cosa ci dice, Stati Uniti d'Europa? Parlare adesso della candidatura della von der Leyen è completamente fuori luogo, nel senso, una partita che si giocherà dopo a settembre, quindi adesso non ha proprio senso. Io, se dovessi proporre un nome sicuramente per il futuro dell'Europa, il nome è uno solo ed è Mario Draghi, e quindi io mi auguro che un po' tutto il mondo politico europeo, dal momento che serve veramente una nuova visione di questa Europa, l'unico secondo me che ha tracciato un'idea e un percorso, diciamo, per un futuro dell'Europa è Mario Draghi. 5 Stelle su Mario Draghi cosa dicono? Quale sarebbe invece il candidato ideale per il Movimento 5 Stelle? Draghi comunque si è lanciato apertamente, no? Non ha detto mi candido, ma con alcuni interventi che ha fatto capire di essere pronto per essere indicato disponibile. Disponibile per essere indicato come presidente della commissione.
Ma noi non ci auspichiamo che sia Draghi, insomma, vedremo chi saranno gli altri candidati e soprattutto vedremo, visto che abbiamo alcune interlocuzioni molto importanti in corso, vedremo quale sarà il posizionamento europeo del Movimento 5 Stelle. Sicuramente in ambito progressista, quindi sicuramente un candidato che non sarà espressione, diciamo così, di un centrodestra europeo, ma di una visione progressista dell'Europa. Andiamo su alcuni temi invece più specifici relativi all'Europa, appunto. Cominciamo dal problema che principalmente affligge la regione dalla quale vi parliamo, il Friuli Venezia Giulia, perché c'è quello dei migranti, della gestione dei migranti, che davvero è un nodo cruciale, dovrebbe essere un argomento cruciale per l'Europa, ma purtroppo si riscontra anche difficoltà addirittura in Italia a fare in modo che questa regione non venga lasciata da sola. In Europa succede poi di tutto. Parto prima dagli Stati Uniti d'Europa. Allora, come va affrontato questo tema? Perché si parla di Stati Uniti d'Europa, ma bisognerebbe davvero che ci fosse unità di intenti su alcuni temi, come questo della gestione dei migranti. Invece chi scappa di qua, chi scappa di là, chi non li vuole, l'Italia è qui, alla rotta balcanica, a Lampedusa, e quindi a tutta una serie di problemi che gli altri paesi non hanno e che non vogliono affrontare. Ecco, i migranti sono un problema ma anche una risorsa in questo momento storico, quindi io credo che un'Europa che vada verso un'integrazione migliore di tutti i propri trattati dovrebbe superare il Trattato di Dublino e ragionare in termini completamente diversi. I migranti vanno ridistribuiti, i migranti servono alle aziende, e lo dico senza essere tacciato di schiavismo, ma servono alle nostre aziende produttive. Noi abbiamo la necessità, soprattutto in quelle regioni di confine, di creare dei distretti produttivi europei, ovvero mettere in collegamento le piccole, le medie imprese, i professionisti, soprattutto delle regioni confinanti, con tutti gli altri stati europei, in un'ottica proprio di sviluppo generale. Ecco, il nord-est, che è un'area geografica particolare, vive di industria, vive di agricoltura e vive anche di un'economia basata sugli scambi commerciali, che noi dobbiamo sfruttare e amplificare questa cosa qui. La gestione dell'immigrazione è sicuramente una cosa che non può risolvere un singolo Stato, ma devono risolvere tutti gli stati europei insieme. Pignedoli. Sì, il Movimento 5 Stelle l'ha sempre detto, chi entra in Italia entra in Europa. Il problema è che anche l'ultimo accordo che è stato sottoscritto sulle migrazioni, che qui in Italia dal governo è stato sventolato come questo grandissimo risultato sulla ridistribuzione dei migranti in Europa, in realtà è una grandissima fake news, nel senso che non ci sarà una ridistribuzione. Semplicemente, solo ed esclusivamente in caso di emergenza potrebbe scattare questa ridistribuzione, ma gli stati membri potrebbero decidere di non prendere i migranti e pagare una quota, quindi di fatto non ci sarà nessuna ridistribuzione, con maggiori oneri per il paese di primo approdo, quindi l'Italia avrà maggiori oneri rispetto a prima. Per cui è stato un fallimento totale. In Consiglio purtroppo il nostro governo non si è fatto minimamente sentire e abbiamo di nuovo una normativa che vede l'Italia come appunto paese di primo approdo che deve prendersi tutte le responsabilità. Chiaramente la migrazione serve alle nostre industrie e secondo me sarebbe anche importante cercare di facilitare la regolarizzazione per chi lavora in maniera seria, per chi è già entrato nel nostro tessuto produttivo non può fare a meno proprio di queste persone per poter andare avanti. Consideriamo anche tutta la questione dei finanziamenti e delle tasse che pagano questi migranti quando lavorano e servono a pagare le nostre pensioni, perché di fatto con una popolazione italiana che invecchia in continuazione è necessario che nuove forze, insomma, ci aiutino a pagare anche le pensioni. Ecco, quindi siete entrambi d'accordo sul fatto che siano una risorsa, parliamo naturalmente di quelli che poi si riescono a regolarizzare, forse poi questo è il problema, bisognerebbe mettere mano ad un tipo di azione che porti a delle quote di accoglienza che forse siano
più adeguate a quello che è il fabbisogno del paese, perché poi a volte sentiamo anche che gli industriali e che alcune regioni chiedono di poter avere più quote di immigrati regolari per risolvere problematiche occupazionali che sono evidenti, non c'è manodopera nel nostro paese, quindi servono. Sì, esatto, preciso, intanto Pasetto, no? Pasetto, scusi. Sì, certamente, insomma, tutta l'immigrazione, purtroppo questo paese ha sempre cercato di creare un problema di fondo, soprattutto a favore delle destre, che risolvere il problema. Noi dovremmo pensare agli immigrati anche come una risorsa e quindi fare in modo che subiscano, tra virgolette, un processo di formazione e di integrazione per poi essere inseriti nel mondo del lavoro. Invece, purtroppo, si è sempre pensato a lasciarli un po' così e cercare in qualche modo che se ne vadano dal nostro territorio, cosa che invece ad esempio la Germania non ha fatto. La Germania ha avuto un programma sugli immigrati importante e quindi sono stati in qualche modo inseriti nel contesto sociale a 360 gradi. Noi pensare di fermare le immigrazioni, come diceva la Meloni, come vediamo i risultati sono stati pessimi. La Meloni era andata in campagna elettorale parlando di affondare i barconi e poi invece l'immigrazione nel nostro paese è quadruplicata. Noi dobbiamo invece avere una visione completamente diversa, europea, e fare in modo che il tutto possa essere in qualche modo filtrato da un sistema serio, preciso, ordinato per la gestione dell'immigrazione. Quindi un sistema ordinato che consenta, come detto Pignedoli, di avere delle quote che siano adeguate, quindi non lasciare al caso soprattutto, perché poi quello è il problema, e magari anche velocizzare poi dall'altra parte la verifica delle condizioni per chi richiede asilo e quindi non creare quelle condizioni per cui poi ci sono persone che attendono mesi, anni e poi non vanno più via, oppure vengono poi catturati dalla criminalità per tanti motivi, dunque tutta una serie di problemi che però l'Italia non può e non deve affrontare da sola, considerando anche le esperienze di altri paesi, perché poi molti di questi migranti arrivano in Italia e vanno altrove, però prima di andare altrove hanno bisogno di essere come dire, regolarizzati qui, quello è il nodo. Sì, certamente, anche perché vabbè, a parte che dobbiamo pensare anche alla possibilità di corridoi umanitari, ma dobbiamo anche cercare di velocizzare le pratiche che permettono alle persone che hanno diritto di stare in Italia, che hanno un lavoro, che sono già inseriti, di poter essere regolari, anche perché, come diceva giustamente lei, se una persona sta per anni addirittura senza un permesso di soggiorno, quindi senza la possibilità di avere un lavoro regolare, diventa una più facile preda per la criminalità, anche quella organizzata. Quindi insomma sicuramente la regolarizzazione porta anche ad avere una qualità diversa dei migranti che sono sul territorio italiano. Per cui credo che questo sia fondamentale anche per la sicurezza dei nostri cittadini. E poi c'è un altro tema che riguarda sempre i migranti, ma in questo caso i minori non accompagnati, perché proprio nella nostra regione, ma questo è un problema che qui è arrivato forse un pochino più tardi rispetto ad altre regioni, ma si sta purtroppo diffondendo quello delle baby gang composte soprattutto, non solo, perché poi non bisogna generalizzare, ma soprattutto da questi ragazzi che evidentemente non sono gestiti bene o non ci sono gli strumenti affinché li si possano gestire bene e creano dei problemi. Anche su questo tema, sui minori, Pasetto, parto prima da lei, è un problema nel problema, anche perché poi sono minori, quindi è ancora più delicato il tema da affrontare sotto vari punti di vista, non si possono, tra virgolette, reprimere, bisognerebbe educarli, ma forse non ci sono gli strumenti adatti per farlo. Sì, questo è, come dice lei, un problema nel problema. Io credo che comunque sarebbe necessario pensare all'interesse dei minori, ecco, questa è la cosa fondamentale, quindi in qualche modo devono essere regolarizzati, devono iniziare tutto un percorso di studi all'interno del nostro paese, devono così imparare bene la lingua e le nostre, diciamo, abitudini per fare in modo che siano poi soggetti che diventino cittadini italiani veri e propri. Questa cosa la vediamo anche nello sport, ad esempio,
e io credo che lo sport possa essere anche un modo per indicare come si possano in qualche modo regolarizzare questi minori, perché comunque diventano poi delle risorse per il nostro paese a 360 gradi. Pignedoli, sui minori lei cosa ci dice? Diciamo che il problema principale che viene rilevato è che non si riesca anche, il cittadino dice spesso, dopo che questi ragazzi hanno combinato qualche marachella per essere anche buoni, poi dopo però non c'è alcuna conseguenza, quindi ce li ritroviamo il giorno dopo a fare la stessa roba. Sì, è un problema che infastidisce sicuramente molti cittadini, che dà un senso di insicurezza anche ad altri giovani che magari si trovano vittime di queste baby gang, ma non sono solo i giovani chiaramente ad esserne vittime. Bisogna sempre considerare il problema un pochino più nel suo insieme. Io ho visto in altre realtà come venivano accolti i minori non accompagnati e alcune cooperative che dovevano gestirli per massimizzare i profitti di fatto li mettevano in un appartamento in 10 o 12 e senza nessun tipo di controllo. Consideriamo dei ragazzi che vanno dai 14 ai 17 anni in un appartamento che sostanzialmente si autogestiscono, capite bene anche voi che non vuol dire trovare loro un'alternativa, trovare loro un modo per invece potersi integrare nella società, anche magari attraverso la scuola, attraverso lo sport, come veniva detto bene prima. Per cui io credo che non sia chiaramente colpa dei ragazzini, ma sia colpa della gestione che viene fatta di questi ragazzi, a cui non viene data un'effettiva opportunità. Allora, adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo, abbiamo ancora un po' di tempo per affrontare altri temi. Un altro, ve lo anticipo subito, riguarda sempre i migranti, in questo caso regolari, perché parleremo del tema delle moschee, quindi gente che è qui, che lavora, ha un'altra fede religiosa, un altro culto religioso, però da alcune parti arriva insomma un tentativo di radicalizzare questo scontro e di rischiare forse di alimentare tensioni e di rendere alcune aree del paese incandescenti da questo punto di vista, anche al prezzo di essere accusati di intolleranza. Ma lo vedremo tra poco, andiamo un attimo in pubblicità, tra pochissimo torniamo. Eccoci qui di nuovo in diretta e allora ripartiamo con il dibattito con i nostri ospiti e ripartiamo dal tema delle moschee. Insomma, sappiamo che per quanto riguarda il rapporto con le religioni diverse da quella cattolica, che è la prevalente in Italia, in particolare con i musulmani, in alcune zone del paese non è proprio un rapporto sereno. Accade per esempio dalle nostre parti a Monfalcone, dove c'è una sindaca, ora candidata alle europee, Anna Maria Cisinte, che su questo sta conducendo una battaglia abbastanza dura per, secondo lei, evitare di radicalizzare Monfalcone con una presenza troppo marcata di persone di fede islamica. Allora io chiedo a voi cosa ne pensate. Sappiamo che la Lega, che poi ha soldato fra le sue file anche Vannacci, che più o meno ha delle idee simili, volevo chiedere a voi invece qual è il vostro parere. Partiamo da Sabina Pignedoli. Dunque, come bisogna gestire il rapporto con le altre fedi? Premesso che siamo un paese in cui c'è libertà di culto, quindi questo lo dice la Costituzione, quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci dei distinguo, che però purtroppo ci sono. Da alcune parti. Sì, purtroppo ci sono, io credo soprattutto a fini elettorali e a fini di consenso politico appunto. Io sono stata a Monfalcone, ho incontrato diversi cittadini di Monfalcone e diversi cittadini della comunità del Bangladesh che sono una presenza a Monfalcone, ma da anni, da decenni direi. E parlando con loro mi dicevano: ma noi cosa dobbiamo fare per integrarci? Mio nonno era qua, è stato qua 30 anni, io sono di fatto nato qua e vengo ancora considerato come straniero, però lavoro qui, pago le tasse qui e quindi io mi sento di Monfalcone, io mi sento italiano. Quindi giustamente se c'è una contrapposizione così netta e si cerca di discriminare queste persone, è chiaro che si fa esattamente il gioco inverso, non quello dell'integrazione o dell'antiradicalizzazione come vorrebbe la sindaca, ma è proprio il contrario. Se io chiaramente mi sento respinto, cerco di difendermi
E quindi aumenta anche questo senso di appartenenza e di radicalizzazione che può esserci. Bisognerebbe invece cercare di dar loro la possibilità non solo di avere dei centri di ritrovo religioso come chiedono, ma loro chiedono anche per esempio un campo da cricket per fare lo sport. Io vedo lo sport è un mezzo secondo me fondamentale di integrazione, di comunione anche tra cittadini che magari hanno origini da altre nazionalità e cittadini italiani. Per cui io non vedo questo bisogno assolutamente di contrapporsi. Mi è stato detto anche che la piazza del centro del paese è stata rifatta proprio per togliere le panchine, per evitare che queste persone del Bangladesh si ritrovino nelle panchine. È stato tolto un parco giochi per bambini. Cioè, ci rendiamo conto di dove si vuole portare questo scontro? Non c'entra niente la radicalizzazione, anzi, questo atteggiamento favorisce la radicalizzazione. Sentiamo Pasetto. No, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro mi sembra strano che con la collega dei 5 Stelle andiamo così d'accordo. Questa mattina siete un po' troppo d'accordo. Poi, ecco, bravo. Poi dopo dobbiamo capire quali sono le differenze, se no vi invito a litigare un po'. Esatto. No, però il fatto è che l'Europa deve essere l'Europa dei diritti e delle libertà. Quindi, essendo l'Europa dei diritti e delle libertà, noi dobbiamo dare libertà di culto, ovviamente, gestendo questa cosa in modo ordinato come qualsiasi altra cosa, a qualsiasi cittadino nonché residente all'interno dell'Unione Europea. Questo dobbiamo sostanzialmente puntare e fare. Anche qui lo sport è un esempio, perché lo sport, che dobbiamo tra l'altro implementare a 360 gradi, aiuta ad abbattere tutte le barriere culturali, perché poi alla fine l'attenzione è ad esempio sul pallone e tutto il resto poi dopo ci si accorge che si è splendidamente tutti uguali e fondamentalmente tutti questi problemi tendono a scemare. Ovvio che se dall'altra parte la politica strumentalizza queste cose qui per ragioni elettorali, è di fatto non facciamo il bene della comunità, ma facciamo solo lo scontro tra due parti. Purtroppo in questo paese da troppi anni c'è uno scontro tra la destra e la sinistra e questo scontro non porta al bene del paese e dei cittadini, ma porta purtroppo invece ad amplificare problemi che invece poi banalmente si risolvono facilmente. Per quanto riguarda, mi permetto di fare un piccolo inciso, le differenze un po' tra gli Stati Uniti d'Europa e 5 Stelle in questo momento storico sono in questi giorni fondamentalmente due. Uno è che noi siamo a favore della separazione della carriera dei magistrati e l'altro aspetto è sul Job Act, dove anche la Schlein si è avvicinata molto al pensiero di Conte. Allora, partiamo da questo allora, partiamo dalla separazione della carriera dei magistrati, un altro tema che in Italia si dibatte da molto tempo senza essere arrivati poi a nulla. Pignedoli, serve davvero la separazione delle carriere dei magistrati? È quello il problema della giustizia italiana oppure bisognerebbe cominciare da altro? Bisognerebbe cominciare assolutamente da altro. Questo non è il problema della giustizia italiana, ci sono già state diverse riforme che hanno di fatto limitato gli spostamenti dalla carriera dal ramo requirente a quello giudicante e quindi da PM a giudice, diciamo così, per essere più semplici. E il problema qual è? Che facendo una separazione netta delle carriere l'obiettivo finale è che il PM, quindi il pubblico ministero, quello che fa le indagini, vada sostanzialmente sotto il controllo, diciamo così, del potere esecutivo, quindi si perderebbe la libertà dei magistrati e l'indipendenza della magistratura. Per questo noi siamo assolutamente contrari. Ripeto, sono già state fatte riforme, sono state fatte riforme anche da parte del nostro ministro Bonafede quando era appunto ministro della giustizia per limitare gli spostamenti da una carriera all'altra, ma bloccarli completamente. Io voglio farle una domanda. Entrambi avete evidentemente delle posizioni diverse, no? Lei ha detto che bisognerebbe cominciare da altro, immagino che Pasetto invece vorrebbe cominciare dalla separazione delle carriere, se non cominciare, ma comunque considerarla e portarla a compimento. Però io chiedo, e parto da lei Pasetto perché abbiamo già sentito l'intervento della Pignedoli, ma
c'è davvero tutto questo problema, e cioè quanti PM passano a fare i magistrati, i giudici, e quanti giudici poi passano a fare i PM? Cioè c'è davvero un numero considerevole di casi per cui davvero bisogna fare una riforma, secondo quella che è la vostra idea naturalmente? Ma io credo che sia un punto importante, non l'unico punto, perché poi giustamente ce ne sono anche altri, però questo è un punto fondamentale per dare un equo, diciamo, processo a chi in qualche modo viene inquisito. Gli altri problemi sono i tempi lunghi dei processi, sono l'affollamento delle carceri, altro grandissimo problema, le intercettazioni anche che vanno sui giornali ancora prima di essere comunicate al soggetto intercettato, e poi c'è un altro aspetto importante secondo me, che è l'inefficienza amministrativa. Quindi ovvio che non è un solo problema, ma sono tanti problemi, però purtroppo né la sinistra prima né la destra adesso sembrano in grado comunque di dare, diciamo, un cambiamento a un sistema che non funziona. Lo vediamo, non funziona soprattutto per le nostre aziende che non hanno tempi certi, non funziona per chi viene dall'estero a investire in Italia perché non sa mai bene dove andrà a sbattere la testa, quindi secondo me deve essere fatta una riforma globale. Sembrava che l'attuale ministro Nordio in qualche modo procedesse speditamente verso una riforma, l'impressione che ho è che si è impantanato proprio anche lui come i suoi predecessori. Vabbè, evidentemente, perché anche nella compagine di maggioranza non c'è tutta questa voglia di andare avanti su quel tipo di riforma, però avevo chiesto, non so se riuscite a darmi questa risposta, c'è davvero questo problema dal punto di vista di separazione di carriere con tante giravolte di carriere? No, ma non è un problema di giravolte di carriere, io credo che sia un problema di avere una valutazione equa durante un processo. Purtroppo c'è troppo vicinanza in alcune parti della magistratura. Pignedoli. No, c'è stato in passato, prima delle riforme che sono state fatte, c'è stato in passato effettivamente il problema che una persona, cioè un magistrato, poteva fare la parte requirente e poi trovarsi in qualche modo, magari nel secondo grado, dopo aver fatto un passaggio di carriera, nella parte anche giudicante. Questo qua è una cosa che è già stata risolta. Vabbè, basterebbe evitare, quindi, che in secondo grado andasse a giudicare quello che ha fatto in primo grado, sì, come, sì, sì, no, come infatti, inquirente. Quindi infatti, forse anche una questione, insomma, come dire, di regole, infatti, di etica, di organizzazione. Di organizzazione dei processi. Questo sì, è già stato risolto. Sì. Questo, il problema, appunto, si è venuto a parlare della questione della separazione delle carriere quando ci sono stati in passato, ormai parlo di più di 10 anni fa, questo tipo di problemi. In realtà i passaggi sono abbastanza sporadici, non è così usuale per un magistrato passare dal requirente al giudicante, anche perché poi si viene a creare una certa specializzazione. Io invece credo che un pochino di passaggio sia importante, perché in questo modo i magistrati riescono anche a capire meglio e aumentare la loro professionalità su, cioè capendo l'altra parte riescono anche a aumentare la loro professionalità, non c'è una commistione, diciamo così. L'unico problema è appunto il fatto che con la separazione delle carriere si può perdere l'indipendenza della magistratura. Pasetto, si perde l'indipendenza o si rafforza? No, assolutamente si rafforza l'indipendenza. Ma c'è qualcuno che ha parlato tipo di modello statunitense con i PM eletti, voi su questo cosa pensate? Questo è un altro dei temi che ogni tanto viene fuori, no? Il modello anglosassone negli Stati Uniti, che eleggono i procuratori, quindi sono cariche elettive e non… Io personalmente sono contrario al sistema americano, quindi io credo che vada solo curato il male del sistema italiano. Noi abbiamo una storia, secondo me importante, e quindi insomma va valorizzata. In questo momento purtroppo il nostro sistema è un po' allo sbando. Pignedoli, sul sistema americano? Assolutamente d'accordo, non è certo quello a cui dobbiamo guardare, e anche perché non dà prova
di una grandissima efficienza. Ecco, noi dobbiamo pensare a un sistema che abbia una certezza della pena, che abbia una maggiore velocità nell'affrontare i processi. Sicuramente non è mettendo delle prescrizioni un po' di qua, un po' di là, che si offre questo, anche perché soprattutto per quello che riguarda la giustizia civile, per esempio, non si può pensare che un imprenditore aspetti 12 anni per avere una sentenza, e quindi bisognerebbe aumentare la digitalizzazione. Anche perché, e quindi mettiamo sul tavolo una riflessione che arriva da un caso reale che è accaduto proprio qui ad un'azienda del Friuli Venezia Giulia, che in 10 anni, da un'accusa poi al proscioglimento della parte più grave di quell'accusa, è fallita, salvo poi appunto scoprire che non era così, cioè il fatto non sussiste, quindi una roba abbastanza grave, devo dire, perché poi tra il primo, il secondo e l'ultimo grado l'azienda è fallita, però poi risultando alla fine non aver commesso quel fatto per cui era stato imputato il titolare. Dunque la certezza delle pene, ma anche la certezza dei tempi, questo è fondamentale. Direi che su questo siamo tutti d'accordo e lo siete anche voi entrambi. Pasetto. Ecco, interessante sarebbe anche arrivare a un modello europeo di giustizia, dove in qualche modo vengano armonizzate la legislazione negli vari stati europei, perché non posso pensare che il modello di riferimento di giustizia che ha la Meloni sia quello di Orban, che sostanzialmente trattano i nostri, diciamo, ammesso e concesso che abbiano sbagliato, ma trattano le persone come animali, caspita. Quindi io mi aspetto di un'Europa che abbia, diciamo, una visione che sia abbastanza simile in tutti gli stati. Invece, se purtroppo il modello è quello di Orban, sicuramente non è il mio modello. Pignedoli, visto che si è parlato di questo e di Orban, della candidatura della Salis, lei cosa pensa? È giusto che la politica si sostituisca che i partiti si sostituiscano a quello che è il ruolo che dovrebbe forse essere un po' politico da un lato, ed anche, come dire, di rispetto per la magistratura in linea di massima? Come vogliamo metterla su questo piano? Ma premesso che ogni partito decide i propri candidati, e devo dire che la Salis non è assolutamente il candidato peggiore che è stato presentato, ce ne sono ben di peggio. E io non credo più che altro che l'intento, cioè quello di cercare di tirar fuori la Salis dal carcere, possa essere fatto in questo modo, ecco. Io me questo intendevo, cioè forse ci sono altri tipi di azioni che vanno fatte. Esatto, bisognerebbe pretendere dall'Ungheria il rispetto dello Stato di diritto, anche perché è uno dei pilastri fondamentali anche per la condizionalità delle risorse, cioè i paesi dell'Unione Europea che non rispettano lo Stato di diritto vedono bloccare i fondi del PNRR, per esempio, e l'Ungheria in parte questi fondi li ha visti, cioè ce li ha bloccati, poi dopo gliel'hanno sbloccati una parte per l'invio delle armi, ma quello è un altro discorso. Quindi la questione dovrebbe essere basata sul fatto che tutti gli stati dell'Unione Europea, come principio, proprio per il fatto stesso di essere all'interno dell'Unione Europea, debbano rispettare lo Stato di diritto. Pasetto, lei sulla candidatura della Salis e poi passiamo anche al tema delle armi. Pensi che nel nostro piccolo in più Europa c'è stato un momento, soprattutto qui nel nord-est, che qualcuno del nostro gruppo aveva un po' proposto questa cosa qui. Io mi sono opposto fin da subito, mi sembrava una strumentalizzazione gratuita un po' di una persona che intanto deve essere ancora in qualche modo valutata la sua situazione, ma mi sembrava un modo molto molto sbagliato per raccattare un po' di voti da chi protesta in un certo modo. Io credo che la protesta civile e non violenta vada bene, quando però poi la protesta diventa violenta sia una cosa non più così corretta e quindi in qualche modo vada contrastata. Concordo sul fatto che l'Europa deve cercare di far rispettare a tutti i paesi membri lo Stato di diritto, questo è un aspetto fondamentale. E questo passa anche da quello che lei sosteneva poco fa, cioè da che ci sia un sistema un pochino più omogeneo dal punto di vista della giustizia in tutto il continente. Ma io in questo Stati Uniti d'Europa volevo chiedere una cosa, in cosa
prende spunto dagli Stati Uniti d'America, cosa invece l'Europa non deve copiare dagli Stati Uniti d'America? Poi lo chiedo anche a lei, Pignedoli, non tanto su Stati Uniti d'Europa perché non è il suo partito, ma su cosa pensa dell'importanza o meno di presentarsi come soggetto il più unico possibile, il più compatto possibile rispetto agli altri blocchi che ci sono attualmente nella geopolitica mondiale. Pasetto. Certo, ma io penso che in questo momento dire meno Europa, come ad esempio dice la Lega, voglia dire in qualche modo più Cina e più Russia, fondamentalmente. Se l'Europa non va verso gli Stati Uniti d'Europa, restiamo dei soggetti sicuramente deboli in un momento storico dove è necessaria invece l'unità. L'Europa dovrebbe parlare, ad esempio, con una voce univoca quando si parla di politica estera, quando si parla di migrazione, quando si parla di esercito, dovrebbe esserci un solo esercito europeo, questo dovrebbe essere l'obiettivo, e non tanti piccoli eserciti. Quindi io credo che non sia il modello forse quello americano da imitare, però di quello americano è da imitare il fatto che poi quando parla il Presidente degli Stati Uniti d'America parla per tutti gli Stati d'America. Ecco, quindi noi ad esempio abbiamo ipotizzato a una federazione europea che abbia anche la possibilità di avere due velocità, cioè una federazione leggera a due velocità per favorire anche un'integrazione rapida dei nuovi stati che faranno parte dell'Unione Europea. Mi spieghi meglio questo concetto della doppia velocità, perché poi voglio chiedere alla Pignedoli cosa pensa rispetto a questo, perché si parla di solito si parla di Europa che dovrebbe andare a una velocità sola per tutti, lei sta aprendo invece ad un concetto diverso. Sì, intanto è necessario sorpassare il concetto di voto all'unanimità, perché questo è il problema fondamentale a volte per passare determinati scogli, quindi questo aspetto qua è determinante. Ma dopodiché, secondo me, in alcuni temi ci può essere una diversificazione tra, diciamo, l'impatto che alcuni stati possono avere sulla decisione generale, quindi anche ipotizzare, diciamo, che per gli stati storici ci sia una sorta di valutazione di un certo tipo. Un po' come all'ONU, mettiamola così, no? Come al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Perfetto, cioè il diritto di veto, alcuni paesi hanno più peso degli altri, ma lì tutto nasce anche da quello che è successo con le guerre. Qui non parliamo di guerre purtroppo vicino a noi, ma non è questo il tema. Pignedoli, allora secondo lei Europa a due velocità, semplicemente più Europa, Stati Uniti d'Europa? Non Stati Uniti d'Europa il partito, ma nel senso unire l'Europa in un solo soggetto che sia capace parlare, io voglio specificare io per non affinché lei non pensi che voglia provocarla o metterla in difficoltà. No, assolutamente, era chiarissimo. Noi pensiamo chiaramente che l'Europa dovrebbe appunto essere un unico soggetto, presentarsi come un unico soggetto a livello geopolitico. Prima si parlava appunto della difesa comune europea, noi siamo assolutamente favorevoli a una difesa comune europea, purché non sia una militarizzazione dell'Europa. La difesa comune dovrebbe andare esattamente all'opposto della militarizzazione, cioè dovrebbe essere un modo per ridurre la spesa delle armi e superare anche i piccoli eserciti nazionali e quindi avere una maggiore potenzialità proprio di difesa. Ma per avere una difesa comune ci vuole una politica estera comune, e questo purtroppo manca, l'abbiamo visto con Gaza soprattutto, abbiamo visto che la von der Leyen è andata in Israele, poi si è ritrovata una lettera di 750 funzionari della Commissione che hanno sottolineato come le parole che lei ha pronunciato, o non ha pronunciato, perché in realtà era il fatto di non aver espresso nessun tipo di solidarietà nei confronti dei civili palestinesi che stavano morendo, e 750 funzionari della Commissione hanno sottolineato che quella era la posizione della von der Leyen e non della Commissione, quindi c'è proprio anche un problema interno, non solo tra gli stati tra di loro per trovare una politica estera comune, ma proprio anche all'interno delle istituzioni. Per cui questo dovrebbe essere il passaggio primario
per potersi presentare come interlocutore credibile a livello di altri stati, perché ogni singolo stato ormai non ha più quel peso nello scacchiere geopolitico che aveva prima. Ci sono grandi stati come la Francia, per esempio, che conservano una politica estera molto forte, ma sono anche i primi che impediscono una politica estera europea. Per cui la cosa veramente importante sarebbe proprio quella, cioè fare fronte comune rispetto alle grandi sfide internazionali. Tra le grandi sfide c'è senz'altro anche quella della competitività del continente dal punto di vista dell'economia, perché per esempio dipendiamo, e poi chiedo a lei, Pasetto, se il fatto di avere un'Europa più unita può andare anche a renderci meno dipendenti da quello che avviene dall'altra parte dell'oceano, per esempio, no? Perché noi dipendiamo, per esempio, faccio un esempio, sui tassi di interesse, aspettiamo quello che fanno loro e poi ci regoliamo noi, perché evidentemente c'è un filo che ci lega, che lega le due economie, salvo poi negli Stati Uniti avere loro una disoccupazione molto bassa, hanno avuto delle crisi clamorose, dalle quali però sono ripartiti e adesso lì in pratica chi non vuole lavorare non lavora, questo lo dobbiamo dire, e quindi l'economia si muove in maniera diversa. Rendere l'Europa più unita da questo punto di vista sul fronte economico, industriale, con le proprie strategie però che vanno in una sola direzione può aiutarci ad essere meno dipendenti, cioè fare noi le nostre scelte, Europa, senza dover dipendere da quello che accade da una parte in Cina o dall'altra parte negli Stati Uniti. Senza ombra di dubbio, nel senso che meno Europa, come dice Salvini, vuol dire meno investimenti, meno commercio e meno posti di lavoro, questo significa meno Europa. Invece più Europa e Stati Uniti d'Europa significa sicuramente avere una forza maggiore. Faccio un esempio banale sull'energia. Se non c'era Mario Draghi che in qualche modo si inventava, diciamo, una revisione dei nostri approvvigionamenti, e la situazione energetica con la crisi ucraina sarebbe stata pazzesca, lo è stato per un periodo di circa 6-8 mesi, poi fortunatamente qualcuno è riuscito a trovare la soluzione. Noi ovviamente come Stati Uniti d'Europa, se avessimo la capacità di negoziare con questo grossa forza politica e commerciale, ne trarremmo dei vantaggi enormi, banalmente avremo le bollette più basse e così vale, come ha detto lei, per quanto riguarda i tassi di interesse e quindi conseguentemente avremo delle rate dei mutui più basse. Quindi sia sulla micro che sulla macroeconomia, sia su micro che su macroeconomia, essere uniti potrebbe aiutare secondo lei. Sentiamo se la Pignedoli la pensa allo stesso modo. Aggiungo solo una cosa che purtroppo a volte gli cittadini sentono l'Europa distante. È un compito nostro e di chi andrà, diciamo, a rappresentare l'Italia in questo caso in Europa, è quello invece di cercare di avvicinare i territori, le specificità dei territori all'Europa. E ad esempio su questa cosa qui ho tutta una serie di proposte, ma questo è l'aspetto fondamentale. Noi dobbiamo accorciare le distanze tra l'Europa vista a distanza e i territori nei quali ognuno di noi in qualche modo vive, lavora e porta avanti le proprie attività. Pignedoli, sul fronte economico. Sì, l'economia, sì, ogni tanto ci facciamo la concorrenza tra di noi. Pensiamo per esempio ai paradisi fiscali che sono ancora presenti in Europa. Noi abbiamo degli stati che sono parte dell'Unione, come per esempio il Lussemburgo, che sono dei paradisi fiscali, ma anche l'Olanda, e quindi ci facciamo concorrenza tra di noi. Ma anche sull'approvvigionamento dell'energia, andiamo a cercare il gas per esempio in Azerbaigian con la crisi della Russia, e quando banalmente la Spagna ha una sovrapproduzione di energia rinnovabile che potrebbe essere tranquillamente venduta all'Italia, salvo che la Francia si oppone al passaggio appunto di infrastrutture per poter portare questa energia in Italia. E per cui devono perché essere deve prima gli stati. Perché deve venderci la sua energia nucleare. E questo, chiaramente. Quindi, però, poi dopo il tema nucleare, prima di chiudere, lo trattiamo un attimo. Prego, mi scusi se l'ho interrotto. Sì, no, chiaramente deve venderci la sua energia nucleare. Peraltro proprio la Francia è stata di grande peso per la decisione di inserire il nucleare nella tassonomia, quindi nella possibilità di dare fondi al nucleare. Perché? Banalmente perché la maggior parte delle sue centrali nucleari devono essere ristrutturate e
quindi lo vuole fare con i soldi che invece dovrebbero andare a quelle energie che sono veramente rinnovabili, che sono veramente pulite, perché ricordiamoci che l'energia nucleare ha le scorie nucleari e quella di quarta generazione di cui tanto si parla non esiste al momento. Però c'è un tema anche di concorrenza in questo senso, perché poi chi la produce con le centrali nucleari ha un costo minore, quindi poi la può vendere, quindi siamo un paese anche da questo punto di vista un po' indietro. Per quanto riguarda invece, Pasetto, le energie rinnovabili, siamo in una fase storica adesso nella quale siamo passati da un periodo in cui si vedeva la necessità di dover proliferare con degli impianti e soluzioni paleoliche, fotovoltaico, per fare in modo, insomma, di produrre energia rinnovabile. Adesso si è arrivati al punto in cui bisogna trovare un equilibrio, no? Perché per esempio con i parchi fotovoltaici nel nostro paese ci stiamo interrogando se sia giusto o meno che nascano in maniera così incontrollata e mangino territorio agricolo, le pale eoliche deturpano il paesaggio, il nucleare che è un discorso a sé, ma comunque una previsione di una eventuale quarta generazione, anche lì chi sì, chi no. Bisogna prendere delle decisioni, però siamo arrivati al punto di dover trovare anche un equilibrio. In certi casi pare quasi che il green diventi più un problema che una risorsa da inseguire. Ma io credo che tutte le... Come è successo con gli agricoltori, insomma, per intenderci, no? Il Green Deal ha creato un po' di problemi. Io credo che le energie rinnovabili vadano spinte molto ancora. In particolare io sono molto favorevole al fotovoltaico. Penso che il fotovoltaico dovrebbe essere in qualche modo spinto sulle nostre città, quindi sui tetti delle nostre città, sui capannoni delle aziende. Dovremmo trovare il modo per spingere questo tipo di fotovoltaico. Ovvio che creare un parco fotovoltaico in un terreno agricolo è un po' un problema, perché comunque le nostri spazi agricoli sono comunque limitati, perché non abbiamo quelle estensioni. Io credo che dovremmo riempire i tetti delle nostre città e delle nostre aziende, dei capannoni, delle zone industriali con il fotovoltaico. Per quanto riguarda invece il nucleare, io penso che, come diceva giustamente anche la collega, il nucleare di quarta generazione ad oggi non è presente, e quindi oggi il nucleare è comunque un'energia, tra virgolette, non pulita, perché creiamo delle scorte, delle scorie che restano lì per migliaia di anni. Quindi io sono per spingere molto la ricerca sul nucleare, senza ombra di dubbio, però ho qualche riserva sul fatto di dire puntiamo a fare ancora centrali nucleari. Io aspetterei un attimo e poi, se dovessi fare una scelta strategica, punterei molto di più sul fotovoltaico. 5 Stelle, abbiamo già detto del nucleare, mi pare che la posizione sia più o meno la stessa. Sul resto? Sì, assolutamente. Il fotovoltaico è da spingere, dobbiamo pensare ai mix energetici, dobbiamo pensare alle comunità energetiche e soprattutto il fotovoltaico sui tetti, non nei campi, perché i campi devono servire per la produzione agricola e non per la produzione di energia. E anche perché su questo purtroppo ci sono anche delle speculazioni per quello che riguarda il fatto di installare dei campi fotovoltaici per avere i fondi europei, ma i campi fotovoltaici possono stare tranquillamente sui tetti delle aziende, ce ne abbiamo tante e quindi utilizziamo queste superfici e non quelle agricole che invece appunto servono per la nostra agricoltura. Quando si parla di Green Deal in contrapposizione all'agricoltura, a me viene un pochino da ridere, nel senso che l'agricoltura gli agricoltori dovrebbero essere i primi beneficiari del Green Deal, perché sono loro che hanno i problemi delle grosse calamità naturali, del cambiamento climatico. Loro ne fanno un problema di costi, sostanzialmente, perché se gli si impone di fare delle cose a costi esorbitanti non arrivano a fine mese. Quello è il problema. Sì, infatti. Quindi forse il problema non è il Green Deal, ma è la strada su come arrivarci.
Certamente, certamente, ma infatti è questo che io sottolineo sempre, cioè in Italia c'è stata la protesta dei trattori, ma erano per cose specifiche che questo governo aveva tolto, cioè noi ricordiamo che il ministro Patuanelli aveva fatto il pacchetto agricoltura 4.0 in cui c'erano agevolazioni per gli agricoltori, soprattutto per i giovani agricoltori, invece questo governo le ha tolte, salvo poi rimangiarsi quei provvedimenti e dire che era stato un grandissimo successo di concertazione con gli agricoltori. Non è stato proprio così, diciamo. Chiaramente anche la PAC a livello europeo ha le sue problematiche, perché purtroppo i fondi ci sono il 38% quasi del totale dei fondi, però vengono distribuiti molto male. E vengono distribuiti a quote che sono storiche e quindi una grossissima difficoltà per i giovani agricoltori di entrare sul mercato e pochissimo sostegno a un certo tipo di attività. Ricordiamoci che prima della Brexit chi prendeva più soldi della PAC era la regina Elisabetta, quindi c'è un grossissimo problema di ridistribuzione di questi soldi. Un'ultimissima cosa vi riporto però su un tema che ha a che fare in qualche modo anche con l'Europa evidentemente, ma perché crea in Italia problemi al bilancio del paese, il superbonus, ma quindi che è un problema tutto nostro. Allora Pasetto, superbonus che ancora una volta oggetto di possibili modifiche in corsa, e che mettono in difficoltà i cittadini. Qual è la vostra posizione su quello che per esempio ha detto Giorgetti, cioè di spalmare su 10 anni i crediti d'imposta? Ci sono persone che hanno dei cantieri in casa, non riescono a chiudere queste pratiche che per alcuni sono state sicuramente virtuose e sono andate a buon fine, per altri sono state un tormento e sono ancora un tormento, truffe comprese. Sì, il problema è un problema importante. È una questione di tenuta del bilancio dello Stato. Giorgetti oggi esce sui giornali dicendo o si fa sostanzialmente come dico io o me ne vado a casa, ecco. Quindi questo è un po' il problema. Le forze politiche di maggioranza in questo momento sono a mio avviso in grande confusione. Io credo che un grosso problema del superbonus siano stati i controlli, perché ahimè dietro ci sono state delle truffe veramente importanti e il super bonus che poteva dare un riscontro di un certo tipo, probabilmente in alcuni casi lo ha anche dato, adesso però è diventato un problema importante. Adesso io non so se la soluzione di spalmarlo sui 10 anni sia una soluzione da portare avanti, perché come dice giustamente lei, qualcuno ha già fatto la pratica e quindi si troverebbe a rischiare proprio dal punto di vista economico la propria attività. Però una soluzione sicuramente va trovata, quindi se non ci sono i soldi lì, se non si vuole mandare diciamo a quel paese tante aziende, bisogna trovare i soldi da un'altra parte. Sempre Giorgetti pensava alla tassa sullo zucchero, quindi sulle bibite gasate, questa sinceramente potrebbe essere un'idea, ecco, che va anche nell'attenzione di una salute di una popolazione che invece tende sempre più all'obesità e quindi si ammala sempre di più e quindi sovraccarica anche il sistema sanitario. Io credo che un governo serio dovrebbe prendersi questa responsabilità e decidere adesso, non aspettare sempre dopo le elezioni di un qualcosa, perché è evidente che stanno traccheggiando aspettando che passino le elezioni europee, sperando comunque Meloni, Schlein ed altri di portare a casa comunque un bel pacchetto di voti e dopo decidere, però dopo può essere già tardi per noi. Pignedri, sul superbonus abbiamo sempre avuto la sensazione che poi ci sia anche un problema nella lettura dei numeri, perché qualcuno dice è stato un buco per il paese di 100 e più miliardi, dall'altra parte si risponde sì, è vero, però è anche vero che tutto ciò ha generato comunque degli introiti fiscali e dunque non è vero che c'è stato un danno così enorme. La lettura dei numeri, che dovrebbero essere però la cosa più semplice tra virgolette e inequivocabile, ha creato poi anche questo dibattito.
Io le porto una fonte che dovrebbe essere oggettiva, il Financial Times, che ha sostenuto che la misura del superbonus è stata una misura di forte espansione dell'economia italiana. Quindi, e la stessa Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, quando ha parlato appunto dell'efficientamento energetico delle case, ha preso la misura del superbonus ad esempio. Qual è la questione? Si parla tanto delle truffe. Allora, intanto sottolineiamo che il superbonus ha avuto intorno al 3% di truffe, a dirlo non sono io, ma è il comandante della Guardia di Finanza quando è andato in audizione alla Camera. E poi soprattutto questo genere di truffe, come Draghi la definì però una delle truffe più colossali della storia della Repubblica. Vorrei sapere su che basi, perché se il comandante della Guardia di Finanza in audizione ha detto che non... Beh, sai, il 3% su 100 miliardi, il 3% su 100 miliardi sono comunque parecchi miliardi. Sì, comunque, in ogni caso, a differenza, ed è stato comunque il bonus edilizio che ha avuto meno truffe rispetto a tutti gli altri bonus. Poi, per il modo stesso in cui è costruito questo bonus, cioè è una detrazione fiscale di fatto, no? E quindi non sono soldi che vengono dati. Quando viene scoperta una truffa, si blocca semplicemente questa sorta di detrazione fiscale. Il problema del superbonus è nato quando Draghi ha bloccato la cessione del credito e quindi lì si è di fatto rotto tutto il meccanismo e quindi adesso il governo, tra l'altro, sta gestendo questa cosa in maniera veramente pessima, creando appunto tutte le problematiche che ci sono per i cittadini che hanno avviato questa misura. Grazie a Sabrina Pignedoli, del Movimento 5 Stelle, candidata alle prossime europee 8 e 9 giugno. Grazie a Giorgio Pasetto, candidato alle europee per gli Stati Uniti d'Europa. Grazie per essere stati con noi un'ora questa mattina a discutere di Europa e non solo di Europa. Grazie. Grazie a voi. Andiamo adesso un attimo in pubblicità, poi torniamo, facciamo vedere ancora i giornali, i titoli principali e parleremo di alcune notizie di cronaca degli ultimi giorni. A tra poco. Eccoci qui di nuovo, abbiamo ancora 10 minuti da trascorrere insieme, allora torniamo sui giornali e torniamo sul Messaggero Veneto, edizione di Udine, per vedere la pagina della cronaca della città, dove oggi si parla dei finanziamenti che sono stati stabiliti e che verranno erogati per eventi culturali in città. C'è tutto l'elenco delle associazioni che hanno partecipato ai bandi e che hanno ottenuto dei finanziamenti. Il Comune ha assegnato 260.000 euro, 140.000 per le attività annuali, 120.000 per quelle che invece si svilupperanno su base biennale. Anche per la gestione del nido dimenticati i diretti interessati. Qui invece il caso Fantasia dei Bambini, c'era stata una manifestazione di sindacati, genitori dei bambini dell'asilo in questione, si chiede un'audizione in quarta commissione consiliare da parte dell'assessore Pirone. A sottoscrivere questa istanza sono stati i commissari Giovanni Govetto di Fratelli d'Italia, Andrea Cunta della Lega, Loris Michelini, Identità Civica, Raffaella Palmisciano, Lista Fontanini e Giovanni Barillari, Forza Italia. Chiedono dunque di poter ascoltare la versione di Pirone. Andiamo a leggere ancora avanti con il tema invece del cibo, distretto del cibo che verrà presentato giovedì in sala Aiace dal vice sindaco Venanzi. Vogliamo valorizzare il sistema agroalimentare locale, un distretto del cibo capace di coinvolgere aziende e 89 comuni ed è il primo in regione. Ne ha parlato l'assessore Venanzi, mi piacerebbe riuscire a concretizzare l'iniziativa per Friuli Doc e dunque entro l'autunno possono partecipare enti e realtà produttive che si trovano nel raggio di 20 km dal capoluogo, dunque un qualcosa che riguarda sostanzialmente Udine e provincia, l'area che più è vicina, l'Interland della città di Udine, per dare un senso a quello che sarebbe un distretto del cibo che riguarda le specialità agroalimentari essenzialmente locali. Andiamo a vedere anche il Messaggero Veneto nelle altre pagine, sempre della cronaca di Udine.
dove c'è questa mezza pagina dedicata alla scomparsa di Simone Tutino. Eccolo qui, l'abbiamo visto più volte anche negli interventi su TV12 per parlare di vari argomenti. Ma l'ora nel sonno, mi ha lasciato tutti davvero nel dolore, ieri mattina questa notizia, a 46 anni muore il consulente Tutino, è da titolare dello studio in via Vittorio Veneto insieme al papà e alla sorella, lascia moglie e due figli, era stato tra i più giovani professionisti del settore lavoro. I funerali staranno in Duomo probabilmente giovedì, avrebbe voluto fare il carabiniere, poi ha deciso di seguire le orme di papà e la sorella Francesca, avvocato, che condivideva lo studio insieme al fratello Simone che si occupava di consulenza del lavoro, e la sorella Francesca a parlare e a lasciare dunque queste frasi, questi pensieri su Simone che all'età di 46 anni ieri mattina è stato trovato morto dalla moglie, un malore nel sonno. Vediamo il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale di ieri sul lutto che ha colpito la famiglia Tutino. Lutto a Udine, dove si è spento all'età di 46 anni Simone Tutino, consulente del lavoro molto noto nella zona di Udine provincia. Il decesso è avvenuto nella sua casa durante la notte tra domenica 12 e lunedì 13 maggio per via di un malore che gli è stato fatale. Un duro colpo per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Simone Tutino, con la famiglia originaria di Cutro in Calabria, era un uomo intelligente e tanto intraprendente, doti che lo hanno reso un professionista esemplare, creando davvero tanto, quasi dal nulla. Due amori su tutti, il lavoro e la famiglia, in particolare per i due figli che sosteneva in ogni modo. In gioventù era stato carabiniere ausiliario prima di diventare consulente del lavoro a 22 anni e di sposare l'amata Silvia. Si è impegnato in tantissimi settori, anche il calcio, seguendo qualche giocatore dell'Udinese. Lavorava nello studio di famiglia di via Vittorio Veneto con il papà Santo e la sorella Francesca, avvocato, con cui condivideva tanto, praticamente tutto in ambito lavorativo. Spesso nella nostra cronaca quotidiana ci siamo imbattuti nelle sue comunicazioni, in particolare per le battaglie legali della sorella. Appassionato di calcio, in particolare di Udinese, di basket, pesca e anche cucina, Simone Tutino era un uomo risoluto sul lavoro e affettuoso nella vita privata. L'annuncio della morte è stato dato dalla sorella Francesca su Facebook, con le condoglianze arrivate da tutti i settori a cui ci uniamo come redazione. Aveva perso la mamma Cristina Piani lo scorso 17 febbraio dopo la nascita del nipote Giacomo. Simone Tutino lascia l'affetto dei suoi cari, della moglie Silvia e dei figli Filippo e Riccardo in maniera davvero improvvisa, lasciando al contempo un vuoto importante in tutti quelli che lo hanno conosciuto e che hanno collaborato con lui. Ed è scomparso anche un anestesista dell'ospedale di Udine, anche lui molto conosciuto, professionista che ha dedicato tutta la sua vita professionale, la sua grande passione, la medicina. Sentiamo. L'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è in lutto per la morte del notissimo anestesista Stefano Mauro, 58 anni, che si è arreso a una patologia che gli era stata diagnosticata un paio di anni fa. Figlio di Pierluigi Mauro, medico internista specializzato in cardiologia, Stefano si era laureato in medicina a Bologna prima di iniziare a lavorare a San Daniele per un breve periodo di tempo. Da lì il trasferimento a Udine, dove è arrivata la specializzazione in anestesia. Lavorava principalmente nella sala operatoria della neurochirurgia, ma era spesso in pista anche per urgenze e rianimazioni al pronto soccorso. Cordoglio di tutto l'ospedale che ha perso un elemento molto importante, così come scossa la famiglia e gli amici. Un uomo gentile, riservato, sempre molto apprezzato da tutti i pazienti. Lascia la moglie Tiziana, la figlia Sofia, la madre Elvira e il fratello Federico, con l'ultimo saluto a Stefano che verrà dato martedì al Duomo di Udine alle 15:30. Andiamo sulla prima pagina dell'inserto Friuli del Gazzettino per leggere di una stangata per il costo della mensa scolastica. La mensa è più salata in regione, rincari del 5% dagli asili alle elementari, più di 80 euro al mese per garantire il pasto ai propri figli. Il caso Pordenone, tariffe ferme per aiutare le famiglie. Nel Friuli centrale i costi più alti negli istituti scolastici. Anche qui c'è lo sport, c'è la notizia di cronaca del terribile incidente di morte alla Variano, nella frazione di Mortogliano, dove è morto l'anziano di 82 anni, che Gianfranco Savani, che con la sua auto ha fatto uno scontro frontale uscendo da uno stop che pare non abbia rispettato, con la sua T-Roc e si è scontrato con una corriera, morendo sul colpo. Poi c'è lo sport Udinese, 3 punti salvezza firmati da Lucca e Samardžić, e dunque rimaniamo qui per vedere ancora
dello sport. E per chiudere questa nostra rassegna parlando di Udinese e del gran successo di ieri a Lecce, è un colpaccio salvezza, scrive il Gazzettino, i bianconeri sbancano il Via del Mare con un gol per tempo, apre Lucca, chiude Samardžić, scavalcati in classifica Empoli e Frosinone, Cannavaro, prima vittoria da mister in Serie A, ho bisogno di tutti. E poi ci sono le pagelle che restituiscono una difesa sicuramente sul pezzo, come si suol dire, con Biol, Perez e Christensen che hanno dato solidità, Lachi segna e ispira, Okoye resta vigile. C'è qualche 7 che riguarda la prestazione di Biol, quella di Samardžić e poi, come potete vedere, tutti ampiamente sopra la sufficienza, qualcuno sulla sufficienza, come per esempio Wallace, Camara, Ebosele e Pereira, che è entrato a partita in corso avendo avuto qualche problemino. Cannavaro ha deciso di risparmiarlo per una parte di gara, ma gli ha dato comunque minuti nel finale. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda la pallacanestro, perché siamo anche nel pieno dei playoff con la Old Wild West che contro Cantù giocherà una finale anticipata, purtroppo dovrà farlo senza Clark che non recupererà, quindi questo sarà sicuramente un problema, ma intanto la Old Wild West, che ha chiuso la sua pratica nel primo incontro contro Cremona, va avanti e si gioca la semifinale contro Cantù, che è di fatto una finale anticipata perché sono due squadre che meriterebbero entrambe la promozione, entrambe di andare il prossimo anno in Serie A. A uno. Andiamo adesso sul Messaggero di Udine, sempre per quanto riguarda lo sport. Match point guadagnato è il titolo di apertura, Lucca e Samardžić in gol, l'Udinese batte il Lecce, si toglie dalla zona rossa e poi anche qui vedete la foto con l'abbraccio tra i giocatori bianconeri, foto che si sviluppa su due pagine. Per quanto riguarda la pagella, Perez il migliore in difesa, Christensen che pasticcia, ecco qui abbiamo un po' una visione diversa, perché sul Gazzettino Christensen insieme a Biol e Perez era stato indicato come, come elementi che davano che hanno dato una sicurezza, una solidità, invece qui su Christensen si parla di pasticci. Comunque sia, i voti che dà il Messaggero sono molto simili a quelli del Gazzettino, con una sola differenza, c'è un 5 che è quello per Christensen, mentre il Gazzettino gli ha dato 6, vabbè, sono sfumature. L'importante è che l'Udinese abbia vinto e abbia portato a casa un successo talmente importante da tenere ben saldo il destino dei bianconeri nelle proprie mani, con l'Empoli in caso di successo sarà salvezza matematica con una giornata di anticipo e dunque a Frosinone si andrà in tutta serenità, almeno per quanto riguarda la propria posizione. Bisogna però giocare la partita e bisogna vincere, perché dall'altra parte l'Empoli naturalmente pensa alla stessa cosa e dunque vuol rimanere in corsa fino all'ultimo. Sarà una partita durissima, una vera e propria finale. Ed è questa l'ultima notizia che approfondiamo e che vi diamo, questa considerazione sul cammino dell'Udinese, del nostro Sveglia Friuli. Vi do appuntamento a Friuli in diretta alle 12 per la cronaca, gli approfondimenti e per continuare con i nostri dibattiti che ci accompagnano ogni giorno per discutere della vita della nostra città e in questo momento di elezioni anche di Italia e di Italia in funzione Europa e di Europa con le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.